Venerdì 10 giugno 2022, presso la palestra comunale di Segusino, si è svolto il primo della serie di spettacoli ed eventi per il centenario di fondazione della sezione alpini di Valdobbiadene, nata appunto nel 1922 e della quale il gruppo alpini di Segusino ne fa parte. Lo spettacolo, Orma su Orma dal Don a Nikolajevka sulle orme della Tridentina sulla steppa russa, racconto di una marcia per la memoria fatta nel gennaio del 2020 da alcuni alpini della sezione Monte Grappa di Bassano, assieme ad altri alpini bresciani, bergamaschi, alto atesini e di Pordenone, i quali dal 20 al 26 gennaio 2020 hanno ripercorso la tragica ritirata di Russia della divisione Tridentina, in onore e a ricordo degli alpini mai più tornati a casa in quel triste gennaio del 1943 dalla ritirata di Russia. La serata, accompagnata dal coro Edelweiss Anna Montegrappa, diretto dal maestro Massimo Squizzato, era coordinata dal signor Alessandro Ferraris, Giuseppe Rugolo, presidente della sezione Anna Montegrappa, e con Paolo Dallettezze e Massimo Zanetti, sempre dell'Anna Montegrappa. I componenti della spedizione della memoria partirono nel gennaio 2020 percorrendo in media 30 km al giorno con uno zaino da 20 kg in spalla e ricevendo strada facendo molti gesti di umanità dai russi sconosciuti che, vedendoli passare, li invitavano ad entrare in casa offrendo loro qualcosa di caldo per ripararsi dal gelo. Molti furono anche i casi significativi di testimonianze raccolte, nonché vennero consegnati loro cimeli donati sempre dai russi incontrati durante il cammino. Poi uscivamo dai 4 anni di ricordo della Prima Guerra Mondiale e volevamo in qualche modo portare l'attenzione anche su quello che è stata la Seconda Guerra Mondiale e il dramma che hanno vissuto gli alpini e l'esercito italiano su vari fronti, in particolare su quello russo. Tutti i gruppi della sezione Valdobbiadene stanno organizzando o hanno organizzato qualcosa per il centenario e noi come alpini di Segusino abbiamo pensato di fare questa serata di ricordo della ritirata in Russia, una ritirata rifatta degli alpini di Bassano assieme agli alpini di Brescia e di Bergamo. E penso che come serata sia ben riuscita sia come pubblico che come emozioni date dai relatori e iniziamo bene così il nostro centenario della sezione di Valdobbiadene. Ci stiamo avvicinando al centenario di fondazione della sezione di Valdobbiadene degli Alpini, una realtà di 100 anni ma ancora attuale. Beh, sicuramente ancora attuale, come stiamo vedendo soprattutto nel periodo del Covid, ma non solo. Gli alpini sono sempre stati pronti, sono sempre disponibili e quindi l'attualità è proprio un fattore reale e siamo certi che la volontà c'è di continuare, di andare avanti, anche se naturalmente ci sono le varie problematiche della mancanza della naia, quindi i numeri si vanno assottigliando, ma da parte nostra c'è proprio il desiderio e la voglia di continuare fino a che ci sarà possibile. Grazie ancora. Voi continuate a portare avanti questa che è una missione, secondo me, che è quella di appunto proseguire a portare avanti i valori, la storia, a non dimenticare come si diceva e sperare che questo messaggio possa essere recepito. Non è facile che possa anche sia recepito, che venga recepito soprattutto dai giovani che a mio avviso sono privati
sono stati privati di una grande opportunità, che è quella di condividere queste esperienze di vita, queste emozioni, semplicemente perché non hanno più l'opportunità di essere insegnate, cioè non le vengono più insegnate, no? Con la mancanza del servizio militare e tutto quanto. Emblematiche le parole del presidente Rugolo a fine serata. Quei caduti del 43 muoiono se vengono dimenticati e noi non lo faremo mai. Quello che abbiamo visto durante il nostro viaggio è rimasto impresso nel nostro cuore. Ognuno di noi ha portato a casa e ha ricevuto qualcosa. Stasera noi abbiamo fatto memoria e quindi volevo un applauso per voi che siete venuti ad ascoltarci. Grazie. Allora noi abbiamo iniziato proprio questa sera con il primo evento, abbiamo venerdì prossimo 17 la presentazione del libro specifico sul centenario della sezione Da 100 anni in cammino con una bella serata, l'abbiamo chiamata il Galà degli Alpini, con la presentazione appunto del libro presso il centro polifunzionale di Vidor, e quindi continuiamo ancora sabato 25 giugno con una serata culturale teatrale in piazza Valdobbiadene. Poi abbiamo il sabato 2 di luglio la serata dei cori, che in pratica si esibiranno sulle vie, sulle strade di Valdobbiadene, per poi raggrupparsi verso le 10:30-11 tutti assieme davanti al Duomo per alcuni canti all'unisono tutti assieme. Abbiamo domenica prossima 12 di giugno la marcia sui luoghi della memoria. La marcia in pratica parte da Cima Grappa e arriva fino all'Isola dei Morti, l'abbiamo organizzata assieme alla sezione di Feltre, che anche loro quest'anno festeggiano il centenario di fondazione.